subito alla struttura del rivelatore, è quella di un rivelatore classico della fisica delle alte energie, una simmetria cilindrica. E partendo dall'esterno, procedendo verso l'interno, ci sono prima uno spettrometro per i muoni, poi due calorimetri, quello adromico e quello elettromagnetico. La parte più interna invece è composta da un inner detector ibrido, cioè fatto da tubi a gas, e nel punto più vicino all'incrocio dei fasci, al punto di interazione dei protoni, c'è un rivelatore fatto a silicio. In particolare si tratta di pixel detector. In questo ambito entra a far parte IBL, che sta per Insertable Bilayer. È un progetto per l'inserimento di un nuovo strato di pixel aggiuntivo ai tre già presenti, che avverrà nel 2013. IBL è stato proposto per diverse ragioni, una delle quali è che i sensori attuali hanno subito danni che non sono reparabili. Attualmente il 3% dei pixel è spento e c'è un problema di resistenza alle radiazioni. Infatti, il layer più interno di pixel potrà funzionare solo per 3 anni all'università nominale di LHC. E IBL sarà in grado anche di supportare un eventuale aumento di luminosità dovuto all'eventuale upgrade di Super LHC. Comunque, già da subito sarà in grado di migliorare le performance nella ricostruzione dei vertici sia primari che secondari. Per realizzare IBL è necessario sostituire la beanpipe con una più stretta in modo da fare spazio ai sensori. La tipologia di sensori è ancora in fase di scelta, ci sono tre diverse tecnologie candidate. E la presenza di nuovi sensori ha richiesto la progettazione di una nuova elettronica di front-end che utilizza un diverso protocollo per la trasmissione dei dati. Appunto, il fatto che ci sia una nuova elettronica di front-end ha richiesto la riprogettazione delle schede di readout, che sono la POC e la ROD. In particolare, la scheda ROD è in fase di costruzione, è in fase di progettazione presso i laboratori di Bologna, qui a Bologna. Questa è la catena di readout attualmente utilizzata per i sensori a pixel. In pratica, quando una particella attraversa il materiale sensibile rilascia carica, questa viene letta e amplificata. La carica viene letta e amplificata dall'elettronica di front-end e i dati passano tramite fibre ottiche alle schede POC. Le schede POC si occupano della conversione ottico-digitale dei segnali, mandano i dati alle schede ROD. Queste formano un evento completo per i dati provenienti da più pixel e lo reinviano attraverso le schede POC al sistema di readout, che è composto da computer, si occupa del trigger di secondo livello e della memorizzazione su nastro dei dati. Questa qui in alto è la scheda ROD attualmente utilizzata per il pixel detector, è formata da un certo numero di DSP, Digital Signal Processor ed FPGA. La particolarità delle FPGA è che sono dei chip costituiti da blocchi logici, le cui interconnessioni sono riprogrammabili dopo l'installazione sulla scheda. In pratica, io ho fatto la scrittura del firmware per alcune FPGA. Il nuovo sistema di readout ha una struttura simile a quello attuale, però richiede la riprogettazione di una nuova scheda VOC, che è in produzione in Germania, Mannheim. E invece è anche la nuova scheda ROD, che appunto, come già detto, è in fase di costruzione qui a Bologna. La nuova scheda ROD, oltre a svolgere gli stessi compiti che svolge la ROD attuale, cioè la lettura dei dati, anche se da nuovi chip di front-end,
ha bisogno di un'interfaccia con la nuova scheda VOC che è stata scelta con il gruppo di progettazione tedesco, e in più una novità è la possibilità di avere una connessione Ethernet che verrà utilizzata per inviare dati di calibrazione a dei computer. Questo velocizzerà notevolmente il trasferimento dei dati relativi alle calibrazioni dei PC, perché attualmente la roda attuale ha dei limiti di banda nel trasferimento dei dati della calibrazione. Questa appunto è la nuova scheda ROD, e si vedono le tre porte Ethernet che serviranno, come già detto, per i dati di calibrazione, e dispone di due PCR Master DSP per le operazioni di controllo della scheda e due FPGA che si occupano del flusso dati, della gestione del flusso dati. La scheda, come già detto, è ultimando il progetto, però è in fase di costruzione, e dato che il BL verrà installato nel 2013, questo impone dei vincoli di tempo per lo sviluppo del firmware. Non avendo a disposizione la scheda, il lavoro è stato svolto su una demo board con una FPGA uguale a quelle presenti sulla ROD che è in fase di costruzione e arriverà verosimilmente entro settembre. Il lavoro che ho svolto dunque è stato quello di costruire un firmware per la nuova scheda ROD. Ho cercato di recuperare parte del firmware attualmente utilizzato, però era necessario comunque costruire dei nuovi moduli, in particolare quello che si occupa della comunicazione attraverso le porte Ethernet e i blocchi che si occupano della lettura dei nuovi chip di front-end e dell'interfaccia con la nuova scheda VOC. Alla fine è stato necessario anche effettuare numerosi test sui dati in uscita dalla scheda per verificare che funzionasse correttamente. Ora qui andrò molto veloce perché forse una parte un po' tecnica. Comunque questo è lo schema blocchi dell'interfaccia Ethernet, e in pratica sono stati costruiti dei moduli capaci di assegnare un indirizzo IP e un indirizzo MAC all'FPGA e di inviare i dati attraverso la porta Ethernet, facendoli passare attraverso un chip fisico presente sia sulla demo board che sulla nuova scheda ROD. Poi in collaborazione con il gruppo di Mannheim abbiamo scelto un sistema di comunicazione comune per l'invio dei dati fra la scheda VOC e la scheda ROD. È stato costruito inoltre un blocco chiamato Gather, appunto in grado di adattare i dati provenienti dai nuovi chip di front-end al firmware scritto per la scheda ROD. Alla fine siamo stati in grado di, grazie al modello della VOC che ci hanno fornito i tedeschi, siamo stati in grado di inglobare in una singola FPGA tutta la catena di readout, quindi comprendente sia la scheda VOC che la scheda ROD, per fare un test quanto più completo possibile. E siamo stati in grado anche di simulare la presenza di quattro chip di front-end. Ovviamente si tratta di modelli semplificati, non essendo disponibili i chip di front-end definitivi. Questo è lo schema blocchi dell'ultima implementazione del firmware. Solo le componenti in azzurro fanno parte del data path, invece quelle in rosa si occupano delle operazioni di controllo della scheda. Appunto, volevamo verificare che i dati in uscita dalla scheda fossero coerenti con quanto ci aspettavamo. Per questo
è stato necessario scrivere due programmi, un C Sharp e un C++. Quello in C Sharp in particolare si occupa della comunicazione tramite protocollo UDP, il protocollo scelto per l'invio dei dati attraverso la porta Ethernet. Questo è un programma in grado di avviare la trasmissione dei dati da parte della scheda, di comunicare appunto l'avvio della trasmissione dei dati e interromperlo ovviamente, ed è in grado di controllare se vengono persi dei pacchetti durante la trasmissione o se ci sono degli errori nel collegamento. Il programma in C++ invece è stato scritto per analizzare i dati in arrivo dalla scheda. Viene verificato che i dati abbiano sia una struttura corretta, che appunto viene verificato anche che il loro valore sia corretto, perché i dati provenienti dai chip di front-end non sono veramente random, ma sono generati da un linear feedback shift register e quindi sono ricostruibili via software. Appunto, i risultati delle verifiche sono stati positivi. Il nuovo firmware si è verificato funzionare in maniera corretta e si è verificato che la porta Ethernet fosse in grado di inviare dati verso il computer alla velocità massima di trasmissione possibile con il protocollo Ethernet. Il nuovo blocco gatherer che fa da interfaccia con la scheda POC è stato verificato che funzionasse correttamente. In pratica riusciamo ad acquisire i dati provenienti dalla POC e questo porterà appunto, quando la nuova scheda ROD sarà pronta entro settembre, a velocizzare i tempi di debug della nuova scheda. Lo sviluppo futuro, quindi una volta che la scheda sarà arrivata e sarà stata testata in maniera completa, è quello di allestire un crate comprendente tutta la catena di readout, quindi nel crate saranno presenti la nuova ROD, la nuova POC e l'interfaccia per il trigger e un simulatore di chip di front-end per verificare della nuova ROD e l'installazione l'installazione di DBL che aveva nel 2013. Che vengono eseguiti prima, in genere quando il fascio non è ancora stabile, ci sono dei run di calibrazione che durano, si fanno due run di calibrazione, uno da 25 e uno da 30 minuti, che servono appunto a calibrare i pixel e poco prima della presa dati verranno inviati a dei computer attraverso le porte Ethernet. Questa era la mia seconda domanda, appunto, se questi dati di calibrazione poi si facevano come solito fuori dal RAM di fisica. Sì, sì, no? Sì, fuori dal RAM di fisica. Per calibration RAM, diciamo. Sì, sì, sì. E un'altra cosa, ho sentito quindi che il layer interno dei pixel durerà al massimo 3 anni con la nuova. Sì, con la luminosità nominale dell'H5. Che è 10 alla 34 centimetri almeno 2 su secondi. Il layer interno può supportare una dose di radiazione massima di 470 kg. Quindi facendo i calcoli dopo 3 anni e quindi sì. Rimarrà lì come blocco inerte. Sì, purtroppo non si può estrarre semplicemente il layer più interno di pixel, che è questo qui, ma verrà inserito il B-layer appunto per sì. Sopperire alla carenza. Però quello poi sì, produrrà solo un po' di multiple scatter. Fare un po' di materiale. Sì.
bisognerebbe sostituire tutto l'inner detector di pixel, però ha un costo. Ha un costo da vedere. Ci sono altre domande? Si può accomodare, la richiamata.